Ciao ragazzi, ben ritrovati al vostro YouTuber, video brevissimo perché mi aspettano per giocare a calcio. Allora, ieri c'è stata l'intervista, chiamiamolo così, di Fabio Bergomi a Maurile e Marchino della Nord, dove si è specificato che nessuno ha scaricato il mister, nessuno contesterà il mister, che i tifosi dell'Inter sono col mister Inzaghi, ma ci si aspetta una mentalità più spregiudicata da grande squadra, perché con tutto il rispetto verso i nostri fratelli laziali, verso la Lazio, con tutto il rispetto, la Coppa Italia e la Supercoppa, diciamo, questa è una mia considerazione, può andare bene il primo anno, un anno e mezzo, al netto che ragazzi, sono 3 anni che l'Inter non si rinforza al calciomercato, ecco perché io, diciamo, prendo leggermente le parti del mister, però c'è anche da dire che tu stai, dopo che hai vinto la Supercoppa, che hai asfaltato il Milan, perdi un uomo espulso Skriniar in casa con l'Empoli. Cazzo, porca puttana, ma non togliere un attaccante, cioè questo è giustamente. Ma dopo, l'ampio dopo mi sono sentito con Marchino, abbiamo avuto un piccolo tra amici battibecco la mattina, poi giustamente mi ha fatto notare sì, Manuel. Ma quando, e dopo l'ha ripetuto nel video, ma quando vai a Roma con la Lazio, non con Real Madrid o il resto del mondo, con Battistuta e Ronaldo in attacco, con Shevchenko riserva e Roberto Carlos a sinistra, Salgado a destra. Quando vai a Roma con la Lazio e metti Gagliardini per marcare Milinkovic-Savic, è una mentalità che non rispecchia quello che dovrebbe essere l'Inter. E su quello, ragazzi, alzo le mani e ho compreso il fatto, il modo, diciamo, cioè, ho compreso il perché è stata fatta uscire quell'anticipazione della fanzine, riportata da molti organi di stampa, anche nazionali, però con degli errori, perché la Nord non ha scaricato nessuno. La Nord non tiferà contro nessun mister. La Nord sosterrà, come hanno detto ieri, hanno ribadito ieri, mister Inzaghi. L'unica cosa, ci si aspetta una mentalità da vincenti. Quella mentalità che magari fosse stato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, non avrebbe fatto pretendere a mister Inzaghi il Correa di turno, ma magari avrebbe preso uno Zapata, eccetera, eccetera, o un giocatore con un altro. Dopo Zapata, se è fortunato, ok, però prendere i giocatori dalla ex squadra, una squadra che lottava per il quarto, quinto posto, giustamente è una mentalità non da Inter. Io confido molto nel mister perché a me il mister piace, ha i suoi limiti, come li aveva Spalletti, come li aveva Conte, eccetera, eccetera, e speriamo che adesso, insieme alla motivazione che dovrebbe dargli questo comunicato e questa, diciamo, intervista per chiarire il fatto che nessuno l'ha scaricato, possa essere più battagliero, più gagliardo, più ardito di quello che lo è stato fino adesso. Quindi, forza Inter, avanti Curva Nord e forza Mister Simone Inzaghi, ragazzi. Ok? Il mister ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno di un mister pazzo, sclerotico, ok? Uno che veramente rischia la pellaccia, ma vuole portare a tutti i costi la partita, i 3 punti a casa. Perché tutti gli allenatori dell'Inter che hanno vinto sono tutti psicopatici. Da Trapattoni l'abbiamo visto poi quando ha screditato Strunz, Scholz e cazzi Mehmet e cazzi vari. E l'abbiamo visto con Mourinho che è psicopatico. Mancini un isterico clamoroso. Quindi, ragazzi, Conte un veramente da camicia di forza. Quindi speriamo che Inzaghi sia meno pacato, meno posato, meno banale e riesca a diventare esaurito come noi interisti. Iscrivetevi al canale, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, attivate la campanella e ripeto, occhio, occhio, che possiamo andare lontani in UEFA Champions League. Viva l'Inter, iscrivetevi ragazzi!